Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questo giorno tredicesimo del mio corso di Buon Mattino, corso dedicato ai principianti, e che ci vedrà oggi affrontare il discorso relativo all'armonizzazione delle scale maggiori. Un argomento che può sembrare complesso, no, così a un primo approccio, ma che devo affrontare in questo corso per poter poi affrontarne altri. Diciamo che è un nodo veramente cruciale dell'armonia, questo dell'armonizzazione delle scale. Quindi andiamo senz'altro, senza perdere tempo, alla tastiera. Allora, armonizziamo una scala maggiore. Cominciamo con quella del Do, naturalmente, che è più semplice. Che cosa significa armonizzare? Perdonate, ma alle 7 del mattino un po' di ranghetta mi viene. Armonizzare significa appunto creare armonia, e quindi noi, partendo da ogni singolo grado che va a comporre la scala di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, io costruirò su ogni tonica dell'accordo, su ogni grado della scala, per meglio dire, le toniche di una concatenazione appunto di triadi. Parto con il primo accordo, che è un Do maggiore, Do Mi Sol, quindi Re Fa La, che equivale all'accordo di Re minore, Mi Sol Si, Mi minore, Fa La Do, che è un Fa maggiore, Sol Si Re, Sol maggiore, La Do Mi, La minore, e Si, Re e Fa, che è un accordo di Si diminuito. Lo capiamo perché tra il Si e il Re c'è una distanza di tre semitoni, cioè di una terza minore, dicesi lo stesso tra il Re e il Fa, e quindi questo è un accordo diminuito, peraltro lo abbiamo già visto in giornate precedenti. La ripetiamo magari con l'ausilio anche della sinistra, con la quale andiamo a prendere l'ottava. Ridico anche i nomi delle triadi: Do, Re minore, Mi minore, Fa, Sol, La minore, Si diminuito e Do. Perché è importante questa armonizzazione? Perché l'insieme di questi accordi non sono gli unici che noi siamo nella condizione di incontrare durante l'esecuzione di un brano, ma sono i principali accordi, quelli che fanno parte in pratica della famiglia del Do, e sono quelli che danno origine alla tonalità del Do. Quante volte mi è capitato di chiedere, magari durante le prime lezioni, la prima lezione, ai miei allievi, che cos'è secondo te una tonalità? Concetto fondamentale in musica, perché un brano può essere scritto in Do, in Fa, in Si bemolle, in Re, in quello che vogliamo noi. E devo dire che c'è molta confusione rispetto a questo discorso della tonalità. La tonalità è proprio l'insieme di questi accordi, degli accordi, cioè che si costruiscono armonizzando proprio una scala maggiore, la scala della tonalità che prendiamo quale riferimento appunto. Quindi capite l'importanza, perché una tonalità va vista un po' come un sistema solare. Al centro c'è il Sole, cioè l'accordo principale, in questo caso che è il Do, attorno al quale ruotano pianeti, che sono appunto gli altri accordi che vengono armonizzati sulla scala medesima. Il tutto, questo sistema solare, viene detto tonalità, e tutto questi accordi insieme danno origine a quella che io chiamo appunto la famiglia dell'armonia. Ora procediamo ad armonizzare tutte 15 le scale, e dico 15 perché procederò sempre per seguendo le scale che presentano i diesis, quelle che presentano i bemolli, sono 7 ciascuno più il Do, 15. Sappiamo bene, lo ripeto ancora una volta, 3 di queste scale sono omofone, quindi presentano lo stesso suono, ma nomi differenti. Andiamo ad armonizzare quindi la prima delle nostre scale, che è il Sol, che ha una sola alterazione, il Fa diesis, e della quale dobbiamo tenere conto quando armonizziamo, chiaramente.
Allora partiamo con Sol. Quando l'accordo è maggiore io non dirò niente, perché così si fa. Quando è minore dirò minore. Quindi Sol, La minore, Si minore, attenzione, mi vede utilizzare proprio l'alterazione della scala di Sol, Do, Re, e anche qui utilizzo il Fa diesis, Mi minore e Fa diesis diminuito, settimo grado della scala, chiudo con il Sol. Andiamo sulla scala che ha due alterazioni ed è quella di Re. Re, Mi minore, Fa diesis minore, Sol, La, Si minore, Do diesis diminuito e Re. Sto controllando se si vede tutto, direi proprio di sì. Scala di La, tre alterazioni, Fa, Do, Sol, La, Si minore, Do diesis minore, Re, Mi, Fa diesis minore, Sol diesis diminuito, a chiudere il La. Scala di Mi, quattro alterazioni, la prendiamo qui. Mi, Fa diesis minore, Sol diesis minore, La, Si, Do diesis minore, Re diesis diminuito e Mi a chiudere. Scala che ha cinque alterazioni è quella di Si, andiamo ad armonizzarla. Si, Do diesis minore, Re diesis minore, Mi, Fa diesis, Sol diesis minore, La diesis diminuito e Si. Scala di Fa diesis. Perdonate una ranghetta, ma a quest'ora del mattino vorrei vedere chi non ce l'ha. Fa diesis, scala di Fa diesis, sei alterazioni. E andiamole quindi a vedere. Partiamo con il Fa diesis, Sol diesis minore, La diesis minore, Si, Do diesis, Re diesis minore. Attenzione adesso che avremo un Fa diminuito, perché la scala è quella di Fa diesis, e quindi lo prenderemo così. Chiudiamo con il Fa diesis. L'ultima delle nostre scale, sette diesis, il Do diesis, e quindi Do diesis, Re diesis minore, Mi diesis minore, che altro è che è un Fa minore, poi, ma lo dobbiamo chiamare Mi diesis minore, Fa diesis, Sol diesis, La diesis minore, Si diesis diminuito e chiudiamo con il Do diesis. Eccole fa, qua, armonizzate tutte le sette scale che presentano i diesis. Passiamo a quelle che invece vedono quali alterazioni, i bemolli, note bemollate. La prima sappiamo che è il Fa. Fa. Fa ha il Si bemolle, attenzione, quindi già il secondo accordo ci vedrà utilizzarla questa alterazione, è un Sol minore. La, sul quarto grado pure utilizzeremo la nota bemollata, Si bemolle, Do, Re, Mi diminuito, che ci vede ancora utilizzare il Si bemolle e Fa. Si bemolle, due alterazioni, Si bemolle, Do minore, Re minore, Mi bemolle, Fa, Sol minore, La diminuito e Si bemolle. Passiamo a Mi bemolle, lo prendiamo qui, Mi bemolle,
Fa minore, Sol minore, La bemolle, Si bemolle, Do minore, Re diminuito, eccolo qui, Mi bemolle. Scala di La bemolle che presenta quattro bemolli. La bemolle, Si bemolle minore, Do minore, Re bemolle, Mi bemolle, Fa minore, Sol diminuito, La bemolle. Scala di Re bemolle che ha 5 bemolli e che equivale al Do diesis, ma adesso la vediamo e gli diamo nomi completamente diversi. Allora, Re bemolle, Mi bemolle minore, Fa minore, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle minore, Do diminuito e Re bemolle. Re bemolle, Sol bemolle, l'abbiamo già visto quale fa diesis, lo risuoniamo con i suoi nomi corretti. Sol bemolle, La bemolle minore, Si bemolle minore, Do bemolle, Re bemolle, Mi bemolle minore. Attenzione a questo Fa diminuito, stavolta non è più Mi diesis perché siamo nella scala di Sol bemolle, deve chiamarsi Fa e lo chiamiamo Fa diminuito. A chiudere il Sol bemolle. Ultima delle nostre scale è quella di Do bemolle, che sarà omofona di Si. Do bemolle, Re bemolle minore, Mi bemolle minore, Fa bemolle, Sol bemolle, La bemolle minore, Si bemolle diminuito. Eccolo qua, per terminare con il Si, ma che chiamiamo Do bemolle. Ecco, le abbiamo armonizzate tutte e 15 le nostre scale. Mi raccomando, fatelo questo esercizio perché, come dicevo, in ogni brano, in una certa tonalità, noi saremo nella condizione, come minimo, di incontrare qualcuno di questi accordi. È praticamente impossibile suonare un brano in Do. Facciamo l'esempio più semplice, e non imbatterci in un Fa, in un Sol, in un La minore, in un Re minore. Certo non saranno gli unici accordi, e poi vedremo magari più avanti quali altri accordi possiamo incontrare, ma questi sono quelli fondamentali, gli accordi base, quelli appunto che noi otteniamo armonizzando ogni scala maggiore. Bene, amici carissimi, questo 13° giorno del mio Di Buon Mattino termina qua. Vi do appuntamento a domani, a presto, con il Tino Carugati.